oggi si è dei goleador su Roblox. E si gioca con le palle per riuscire a fare gol. Clicchiamo subito per potenziare il nostro piede. Con le gambe velocissime, le palle, le calcio benissimo. Qua bisogna cliccare, ragazzi. Toglietevi le scarpe e le calze, perché bisogna cliccare con il dito del piede, quello là. Ma che schifo, le mie puzzano. Ma che schifo. Sì, è normale. Io non voglio, come faccio? Devo tirare su il piede sulla scrivania. Il piede sulla scrivania. Devi cliccare con quel bel dito grasso che ti ritrovi, quel bel ditone. Ma che schifo, smettete di parlare di piedi. Adesso abbiamo cliccato. Dovremmo, secondo me, procedere sulla zona di tiro, sull'area di rigore, e da qui tirare il pallone. Così. Ah, che bel tiro! Come sei? Guarda lì! E tirare un altro pallone! 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 Ma non faccio neanche gol! Ma che c'è in porta? Di più! Di più! La birra! La palla! La pizza! La frittata! Però attenzione, non è tutto semplice così come sembra, poiché noi siamo solo alla prima porta e qui ci sono 10 porte da scoprire e da sfondare con le nostre palle prepotenti. Con un unico calcio a pallone? Con un unico pallone pisellone, Anna, proprio così. Però adesso forse è arrivato il momento per me di shoppare qualcosa in questa modalità. Oddio, è vero! Guarda la prima palla, o anche l'ultima, l'ultima, quella di Ronaldo. Allora, Anna, fermo, Ronaldo, che tu non hai capito niente. Innanzitutto ti consiglio di comprare delle stelline. Sì, per poi perché comprare si aprono queste le qua. Casse con le stelline. Allora ragazzi, sicuramente si potrà anche scambiare e potrò dare a voi alcune delle palle che comprerò. Offrimi una palle. Allora, comprerò prima di tutto questa modica cifra di 4500 stelline per poterle spendere in nuove palle. Che zoom! Guarda che forma ha queste palle, Lion! Oddio, le ho sempre sognate di queste forme. Allora, aspetta, aspetta, quanto hai speso? 4500 stelline. Adesso qui prendo una di queste palle qui, ragazzi miei. Guardate qua. Vediamo che cosa ci esce. Sarà un pallone epico. Hai una palla epica! Oh, la palla caramella! Oddio! Escila, faccela vedere. L'equipaggio. Adesso la dovete vedere però qui, alla parte dove si tira, capito? Qui nell'area di tiro. Ma non si può più perché c'è l'intermission. Allora prendo un'altra palla, così magari la posso scambiare anche con i vostri sederi. Sì, prego, io voglio quella tutta tonda, è bellissima. Vediamo, mezzo. Voi controllate se finisce l'intermissione. Oh, la palla buco. Bellissima. Bella la palla buco. Come la calcio? È una ruota, è migliore di quella di prima. Sta per finire l'intermissione, ragazzi. Venite, venite. Pronti a cliccare. Pronti a cliccare, 3, 2, 1. Il goleador. Ho fatto un tiro, ho infranto la prima porta, sono arrivato probabilmente alla terza porta. C'è una cosa Metti totale. Metti la palla caramella, ti prego. No, la palla pietra qui è migliore. Shum! Shum! Guarda lì che forza. Cinque porte ho sfondato. Cinque porte. Vabbè, io non ci arrivo neanche alla seconda. 10 porte ho sfondato adesso. Ma è possibile? Sei meglio di Ronaldo e Messi, messi insieme. Possiamo dirla questa cosa. Possiamo dirla, ufficiale. Possiamo dirla. Fan bagno a Ronaldo e Messi. Guarda qua. Hai un piede d'oro, Lion. Fatelo toccare. Pibe. No, che schifo. Tieni a posto le mani. Ma perché dai oggi? Pibe d'oro. Parlare. Cico, 20 ne ho sfondato. 20 porte. Mamma mia, hai visto il pallone d'oro adesso? Incredibile. 25 assurdo. Pibe d'oro. Pede d'oro. Ci sei lasciati indietro. Noi siamo gli scarsoni. Guarda che Zoom. Oh, l'ho visto quel gol. Ancora. Un super calciatore di palle ruote. Sì, sgababarrozu. Però basta. Adesso bisogna comprare altro, perché qui altrimenti tutti i rebirth necessari non li faremo mai. Anche e servono. Io posso comprare.
Bravo, bravo, perché? Sì, siamo in due. Allora, avevo visto, adesso non lo vedo più, ma c'erano dei portali. Ah, eccoli qua, Space, 10 Rebirth. Ci sono altre zone? Ma cosa c'è con 10 Rebirth, Lion? Sono tipo un milione di vincite. Niente è impossibile per chi ha Robux, devi sapere questa cosa qui. Questo è vero. Quindi adesso io devo soltanto scegliere che cosa comprare per essere eccellente. Sicuramente ti serve una palla epica. Allora, questo boost per un po' di tempo al prezzo di economici 50 Robux se lo compriamo. Sì, vai, spendi. Buono, anche doppio Rebirth, fai doppiamente più veloce. Aspetta, e anche il per due fortuna per prendere i pettini migliorissimi di tutto il gioco. Sì, sì, vedrai, ricchissimo calciatore, tutto con le Ferrari lì, come tutti i calciatori fighissimi. Sì, Ferrari sbaberari. Non devi comprare però anche una palla epica. Vedi, c'è la Lucky Block che costa solo 549 Robux. Ah, mio piccolo piccolo peduncolo peduncolato. Sì, io. No, un peluncolo. Questo, questa palla qui, dentro ci stanno palle da un miliardo di punti palla. Addirittura. E costa soltanto 250 Robux. E Lion, per forza mio questo. Cliccare. Allora prima clicchiamo, vai vai, clicchiamo col piede. Io ho comprato una palla nuova, adesso la palla acqua. Chi se ne frega? Premete con il piede. Alex, tira fuori quel dito piccolo del piede. Grasso, lardoso piede. Tutto con la gotta, Alex, tutto gottoso. Sì, sì, che cazzo. Tutta la gotta. Ok. Anna, Alex ha la gotta. Adesso. No, ma che schifo! È una malattia, ragazzi, del piede. Ma tutto stai grosso. Comprando questa? Sì, proprio questa. No, vabbè, Alex, come va la tua gotta? Dimmi un po'. Molto gottosa, dai. Però adesso si sgonfia. Perché se tu c'hai la gotta gottosa, poi si sgonfia. Si sgonfia. Adesso. Oh no, la palla peggiore di tutte mi è uscita. Ma Lion, fatti guidare, qua c'è una ruota da girare con dei premi da sugare. Zitta, povera infedele, zitta, miscredente. Poiché qui dentro mi è uscita una palla da 6.000 punti di calcio. Guardate qua, adesso ve la faccio vedere, venite, venite. Buchi le reti. Venite a vedere, guarda qua, sfondo di tutto io, te lo giuro. Facci vedere la tua palla. Guarda, guarda, ruggita. Ma hai vinto la Champions League, assurdo, guarda lì. No, fa schifo, non è vero, 25. È buono, è buono, è buono, tiro ancora. Vai, palla pazza. Ah, mio Dio, sono arrivato nel giallo. Nel giallo. Ma è possibile, Zed, sei troppo forte. Ma dov'è il giallo? Io neanche l'ho mai visto. A San Battaglio. Sono uno di quelli fighi che batte tutti. All'oratorio, tipo. All'oratorio, sì. Con Don Alberto. Guarda io come tiro di lontano. Guarda qui. Mamma mia, guarda come calci. Ma neanche si vede a partire la palla. Sì, vabbè. Non riesco a vedere bene a che livello sto arrivando. Mi pare intorno al numero 7, però. Perché lì vedo il verde. Quindi secondo me siamo lì al 3 quasi. Quindi tu tipo mille volte noi. Ma non lo so, sai, se sto arrivando così lontano. Perché mi sa che non ci sto andando. Sì, te lo posso assicurare. Te lo posso assicurare, sì. Allora io vedo dove siete voi. Anche voi state andando bene però, siete bravi. Siete al 5. Siamo umili. Umili ma onesti, comunque. Guarda io invece come so bravo. Guarda come mi percorro tutta la via. E con la quanti tua soldi palla epica e focosa. Ragazzi, fai l'esultanza. Lo fanno i calciatori fighi. Tipo l'esultanza loro. C'ho 16.000 stelline, ragazzi. Un totale immenso. Immenso, 16.000 stelline. Puoi comprare un Rebirth? Lion, aspetta, ti prego, tocca le cose che ti ho detto. Devi toccare questa ruota e questa cassa. Ah, giriamo la ruota dei calciatori del calcio pro. Ah, che c'è, stava per uscire una cosa buona. Ma va bene, mille stelline in più sono buone. E qui? A me non è uscito niente. Sì. 3.000 stelline in più, oh mio Dio. Hai visto? E qua? Questa no, qua no, qua non si può. Ma qui, oddio ragazzi, cosa ci siamo missati? Il negozio. Lo super shop, guarda qui, quanta offerta limitata, prendila. Ma c'è un leggendario computer pallone. Sì, ma costa 1000 Robux. No dai, costa troppo, è troppo eccessivo. Clicca. Ma quel, io mi ingrifo con quel computer. Ma infatti calcia il computer, che non avessi sognato farlo almeno una volta. Dai zitto, sei un tossico, ma cosa stai dicendo? Ma infatti, come ti permetti di calciare il povero computer? Allora, se adesso un bambino da un calcio al computer e lo rompe, voi mamme che state all'ascolto, telefonate a Cico, Tobi, vi do il numero alla fine del video. E glielo ricompra lui, perché è un imbecille. Adesso tu chiedi scusa per quello che hai detto, ti dissoci e comunque paghi i danni nel caso in cui dovesse succedere qualcosa. Mi scuso con tutte le mamme, con tutti quanti. Fai veramente schifo. E mi dissocio da quello che ho detto, però su Roblox intendevo. Ma stai zitto, ma non ti vergogni di essere così. Ma sono legato. Ma non ti schifi da solo, ma non
non vedi i danni che crei nella società odierna? Tu con un rifiuto della società. Che palla vuoi vedere la mia palla, ti prego. Ma la palla di Cicco è una palla di scorie radioattive. Ma schifissima. Quella di Anna è bellissima, magmatica. No, è bella, Alex. È palla d'acqua. Guarda che solo Aquaman ce l'ha quella palla lì. Sono Aquaman allora. Sì, il supereroe più scrauso di tutti i tempi. Povero. La tua ce l'ha un supereroe. C'è la Tex Wheeler, Cicco. Tex Wheeler. Chi è? È un cowboy fighissimo. Oh, quindi anch'io sono un cowboy. La mia chi ce l'ha? La mia. La tua Anna c'è la Super Smegmas, che è un supereroe sconosciuto. Super Smegmas. Io lo conosco. Beh, è vero, hai seguito le sue avventure di Super Smegmas. Sì, sono il fan numero uno, la maglietta lì, tutti i suoi gadget. La palla di Super Smegmas. Pazzesco, che avventure. Che schifo. Con il suo acerrimo nemico Super Sapone, che è incredibile. Conosco quello, è l'acerrimo nemico anche di Cicco. Sì, Lion, però quindi non stai prendendo reperte, di prenderne 10, stai perdendo soldi se non lo fai. Attendi, povero idiota, perché io qui con 25.000 stelline, le quali io posseggo, come potete vedere qui, 27.000 ne posseggo, posso comprare tantissime! Una fantastica nuova palla e ora la spacchettiamo insieme. 3, 2, 1, può uscire roba epica, tipo un'ancora. Dai la palla più fighissima! Dai l'ancora, che bellissima! No, quitto il gioco, è uscita la palla di legno, questa è degna di Cicco. No, brutta! Brutta. No, scambiala a me a sto punto. Vediamo quanto dà, perché potrebbe essere comunque buona, eh? Ah, è uguale alla mia Rusty Ball. Oh. No, è da bucare. È da bucare, cioè, questa palla. Cioè, mi dissocio da questo, però. Anna! No, dai. No, non vuoi. Scusami. Mio Dio. Zitto. Quella ma guarda. Quella pulsella. Siamo noi delle palle di legno. Ci dispiace. Quella pulsella della tua madre, Alex. Io ti giuro, la rapirò e la porterò in un castello. No, la mia mamma no. Sì, come fa Bowser di Super Mario. Tu sei super stupido idiota e quindi non riuscirai mai a salvarla e rimarrai orfano. Io sono super idiota, Alex. Non Super Mario. Esatto. E tu, Anna, non pensare che te la scamperai così facilmente. No, lasciami, ti prego. Io c'ho l'intelletto di una palla di legno. Mi dovrò dispiace. Rivalermi sul tuo cane, il quale andrà in un castello, come la mamma di Alex. Ma sei anche il tuo cane. Non ha importanza. Adesso compro questa cosa a 250 Robux. Vediamo se riuscite a esserne contenti. Ma sei pazzo! Uomo, il target! Io ti benedico tutta la mia poca fortuna che mi manca. Io ti benedico per il computer. Prendilo. No, è uscito. Porca miseria, stanno uscendo tutte quelle comuni, ragazzi. Lion, no. Devi venire a vedere la mia palla, fidati. È uscita la Soldier Ball, raga, è veramente triste. Ma che bella. No, non è bella per niente. Non ci piace i soldati, a noi no. Vieni a vedere la mia palla, ti prego. No, aspetta, Cicco oggi non è santi. Cioè, ma Dio mio, ma ti stai zitto, chiedi scusa. Scusa. Cioè, non volevo dire quello. Sì, adesso io do l'indirizzo. Se qualcuno di voi, i genitori, magari i vostri fratelli, zii, è un soldato, va a casa di Cicco e gli spara. Perché a noi ci sta bene, non me ne frega nulla. Non si può fare così. Viver di socio. Su Roblox, ovviamente. Però gli spara, perché glielo merita. Fa piacere. Chiedi scusa. Dobbiamo dare la punizione a Cicco. Scusate. Cioè, ma non so cosa sto dicendo. Guarda, più. Io ti punirò, ti punirò amaramente. Quando meno te lo aspetti. No, mi prendi a pallonate. Sì. Escludilo. Sì, infatti, giusto, vieni qua. Giusto. No, stai qua. Ti prego, io non mi piace te le calci qua, il pallone. Devi stare qua, dietro, qua, nell'angolo. Ma Marco, mi vedi lì? Stai lì e zitto. Esatto. Non puoi giocare più, finché io non ti do voi il permesso. Voi dovreste installarvi il filtro Cicco. Io delle cavolate che ha detto non ne ho sentita una. No, io lo sento, perché è un imbecille. Ti dovrei bloccare. Ti blocco su WhatsApp ora che finisce il video. No, ti prego, no. Non ho più nessuno che mi hanno bloccato. Sai che dovresti fare? Toglili l'amicizia da Facebook. Da tutto. Su Roblox. Da tutto, dai. Ti tolgo il follow da Instagram. E poi, sì, ti blocco su TikTok, anche se non ce l'hai. Ti blocco pure su WhatsApp. Ti blocco di brutto su WhatsApp a te, io. Vabbè, ti scrivo gli SMS. Ti blocco anche lì, ti blocco il e numero. E poi lo riporti su Roblox. Oh, bisogna riportarlo su Roblox. Adesso ti riporto pure su Roblox. Cioè, turpissimo. Allora, non ti blocco, ma ti riporto. Turpato. Dai, è peggio. Poi mi blocchi con tutti quanti. No. Sui soldati e anche sulle mamme. Perché prima quella cosa di rompere i computer, ce la ricordiamo tutti. È vero, verissimo. Io ti giuro, mi auguro che queste mie segnalazioni vengano ascoltate prima o poi.
E io adesso che faccio? Senza di voi non posso più giocare a niente. Ogni tanto sapevo. Puoi supplicarmi di poter tornare, ma non di continuo. Ogni tanto. Non adesso. Okay, non adesso, tra un attimo. Ma aspetta. Io devi cliccare! Cico, ovviamente tu non puoi cliccare, non ti permetterai, no, no, non posso proprio. Non sto cliccando niente. Un pochino. Anna, no, Cico, cosa stai? Cico, stai fermo, non ti giuro. Non sto facendo niente! No, 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 è fermo. Cico, ti taglio le dita dei piedi, ti sputo. No, no, allora compriamo un altro di questi computer. Questa volta ci uscirà buono, Dai, vai. Rullo di tamburi, uno Alex. Computer, bro, 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 bro. Ho detto Alex, Anna, secondo me sei stupido. Vabbè, volevo aiutare anch'io. Lucky block epico. Codesto è buono, ragazzi. Ma c'ho anche guadagnato. Che devo fare anch'io, bru bru bru. Però vabbè, costava 550 Robux, ma io ne ho speso solo 250 perché mi è uscito da dentro posso il fallone. Posso gioire? Sì, ma poco. Sei wow, super. Basta, world. Basta, no. Ok, basta così, grazie. Giocare adesso. No. Dai, un calcio alla palla. Ma che bellissimo! Mamma mia, ma è fortissimo. Sì, però ragazzi, velocità miei, della luce. Qui ci serve un Robert, perché non riesco ad andare avanti quanto dovrei, cioè non stai manifestando il tuo vero potenziale. Non sto manifestando questo potenziale, Cico, non noti. Fai il Robert, tanti lucky block, te lo io però ti ammiro molto. Sei umile, ma capito? Vai dal basso fino all'alto, come i calciatori. Ti pare che Cristiano Ronaldo non ha allenato le sue gambe come te in questo momento? Cosa hai fatto? No, ho fatto il reberto, ho cambiato palla. Ma ecco di nuovo riequipaggiato il mio lucky block. Guarda lì! Vabbè, guarda lì! Cico, vuoi rientrare nell'avventura sì, con noi? Ti prego, vuoi tirare dei calci a fianco a te? I don't know, devi aspettare un attimo che io possa fare un secondo reberto e poi forse ti farò rientrare quanto nell'avventura. Quanto ti manca? Aspetta, ora te lo dico, vediamo subito. Devo arrivare a 10.000, sono a 6.000 già, quindi ci voto pochissimo. Ecco, secondo me dovrebbe fare anche una buona azione per riscattarsi dal male che ha procurato con le sue parole brutte. Allora, ti dico la buona azione che devi fare. Devi sponsorizzare con delicatezza ma anche con fermezza il libro dei mostri. Vai, io lo mostro, via. Ragazzi, sapete come aggiungere tutti i vostri sogni? Sì? Io sì, i vostri sogni. Comprate il libro dei mostri. Creatività 100.000 wow, più. Sì. Appena lo comprate, troverete tutti i modi creativi. Dove lo troviamo? Per aggiungere i vostri soldi. E su Amazon, su tutte le librerie autorizzate al mondo, ragazzi. Dal mondo, in Italia. In Italia. In Italia. Sbagliato. Ma si può. Ma proprio non meriti sta nulla. Sta persona non merita occasioni nella vita. No dai, nulla. Adesso magari c'è un fan che voleva comprare il libro, però magari sta in Inghilterra e non lo trova per colpa tua. Vergogna. Per colpa tua. Su Amazon. Su Amazon no. Italiano però lo trovo. Non so se. Sì, è che no, spediscono Filippo, dai. Certo, se Amazon penso t'arriva sì. Ti spedisce, quello ah, penso okay, di okay. Sì. Sì, ma tutti quanti al mondo possono no, averlo il fantastico libro. No, stai libro, zitto, no? Hai sgravato ugualmente. Non merita. Non meriti di rientrare nell'avventura. Posso io l'avrei voluto, ma non puoi rientrare nell'avventura. Ti prego. Dovresti chiederlo a te clicca. Stesso. Cioè, secondo te, tu meriti di entrare nell'avventura? Non merito niente. Nulla, il zero, il totale a mancanza di amore meriti. La solitudine che già possiedi, tra l'altro, perché la meriti. Non possiedo nulla, più, neanche quella ormai. Va bene, vuoi rientrare? Fai pena, vuoi rientrare? E va bene, dai, rientra con noi. Sei sì! Troppo buono tu, bam! Sei troppo buono. Però non devi, non hai neanche ringraziato. No, no grazie. Lo fa sempre, lo fa sempre questa cosa. Sei eliminato, cioè veramente. E poi, cosa stai calciando? Un cono stradale. L'ho rubato anche questo. No, fuori. L'ho rubato a me perché ce l'ho anch'io. Ci posso credere. Fuori. Cioè, ma veramente. Allora vuoi essere arrestato? Io adesso sto chiamando la polizia no, del calcio. Ma mi riporti alla polizia! Sì, la polizia del pallone. Ma lo devo togliere anch'io! No, tu puoi, Anna, tu puoi, perché tu no, sicuramente grazie. Non l'hai rubato. Solo no. Cico fa ste cose. Ruba. Ma che schifo fai? Sono così. Sono nato male, a quanto pare. Non sì. Lo so risolvermi. Ma non diamo la colpa a tua madre, perché così stai dicendo che è colpa sua che ti ha fatto male. Ma no, è colpa tua. Perché tu hai la scelta. Sono peggiorato male, allora, posso dire così. Che schifo. Se, che c'è? Ma vuoi baciare Alex? È questo quello no, che vuoi? No, bacio il pallone. No, no, no. L'hai calciato tu. No, no, no. Stacchi la testa di Alex e la baci. Guancia. Sulla no, bocca, no. Altro che sulla che guancia. No, un bel bacio fare. Appassionato. Guarda che potrebbe no. Essere un'offesa verso Alex. Che e si deve chi? Meritare uno scarto della società così. Quindi Cico, devi essere questo, pure però... contento di no, volerti baciare Alex. Secondo me. Devi dire pure grazie. Pure grazie. Pure grazie. Digli grazie. Gli dici grazie e lo baci. Così impari. Forza, iniziamo col grazie, veloce. Vabbè, grazie. Ok, adesso lo baci.
Cos'è? Non si sente. No. Oh, che bel bacio, che bel bacio, che bel bacio. Ma perché lo fai? Perché? Perché ti piace, si vede che ti piace. Non mi piace proprio. E se non ti piace, è il tuo desiderio interno. Non si vede, si vede che probabilmente fai troppi peccati e quindi il karma ti punisce. Il karma si chiama Lion. Ma tu sei tu il karma, infatti smetti di se smetti di sgravare io non ti punirei mai più. Ok, io ho capito, pronto. Palla. Adesso questa palla l'ho fatta io con i legnetti, come i bravi ragazzi. È quella di prima, quella di sì. Paglia di prima. Sì, quella di Chuck Norris, che era il cowboy. No, era Tex Wheeler, Tex Wheeler, non te lo ricordavi nemmeno. Tex Wheeler, mio Dio, ma che vergogna, ma non è possibile. Permettimi di accompagnarti nel tuo luogo, forza Camilla. Ma allora, ho abbandonato di nuovo. Non meriti. Uno più vicino a te. No, no, devi stare lontano, devi stare via, via dalla, mia vita. Rimuoviti, sparisci. Perché non sei andato alle isole vergini? Si dice che se uno vuole iniziare una nuova vita deve andare lì e si sperde. Non so manco dove sia, non so stupido. Nel mare dei Caraibi, devi andare lì. Cosa è questo festo mare? Caraibi, in America. Ma dove? Non so nulla. Come, dov'è l'America? L'America è in America. Non lo so dov'è l'America. È in America. A sinistra, io so. A sinistra. Vai a sinistra e la trovi. Esci di casa, vai verso sinistra e la trovi. Io volevo comprarmi il mondo spaziale che è qui. Purtroppo però vedo che costa la bellezza di 10 reperti. Io ne ho 5. E tu ne sono 4. 5. Prego. Brutta sbanunata. Vabbè, l'hai fetente, appena fatto. Fetente che non sei altro. Purtroppo se io avessi comprato, e qua ho sbagliato, vedi, ma è colpa di Cicos che non me l'ha ricordato. Ma te l'avevo detto io. No, non è vero. E io avessi comprato lì il per 2 Rebirth, che è qui, al costo di 700 Robux, però quindi erano abbastanza questi 700. Avrei avuto 10 Rebirth, grazie Cicos. Ma dietro è lo spazio, è colpa faccio di Cicos di nuovo. Schifo, eliminiamolo. Di uno schifo veramente in mare. Tu non so precludi dire le occasioni ai tuoi amici, sei proprio una brutta persona. Ma schifo, faccio cioè, schifo. Ma veramente, taglio i ponti. Io non ti sputo perché ti profumo, come dicono sempre i vecchi. Ma io ho una domanda rapida da farti. Sì. Hai due palle uguali? No. Allora, cioè, le potevi far diventare dipende. D'oro. No, dai, no. Una è un po' più grande dell'altra, si dice che è sempre così, ah, insomma. Controllare. È un palleggiame. Vabbè, per oggi ci fermiamo. Grazie per aver visto questo video molto bello. Scusate se è presente anche Cicco. Vi prometterò che dall'anno nuovo, magari l'anno nuovo è già iniziato quando vedrete questo video. In ogni caso, da febbraio, ecco, lo eliminiamo. Lo buttiamo no, via. No, non è vero. Ok, ciao Cicco. Mettiamo al posto suo un bell'uomo che è supremo, e non come lui che è brutto e infame. Per oggi però ci salutiamo. Ricordate di andare subito a comprare, se già non l'avete, il famigerato libro dei mostri con tutte le mie 28 storie. E Lion out! Ciao!